Allora, puntata speciale di Time Out TV alla fine di queste finali nazionali Under 17 femminili. Cominciamo da Paolo Seletti, allenatore della Magica, premiato come miglior allenatore a capo di una squadra simpatia, meritato terzo posto e per te la palma di miglior coach. Una riflessione. Ah, la riflessione è che sicuramente siamo una squadra estremamente simpatica, ma che nel tempo di questa settimana è riuscita a esprimere anche una pallacanestro interessante dal mio punto di vista, soprattutto perché eravamo dimensionati veramente più piccoli rispetto a tutti gli altri, al di là delle gemelle diverse che vedete qui alla mia destra, che ovviamente sono le nostre due giocatrici lunghe, però insomma dovevamo giocare una pallacanestro veloce e brillante per stare in campo e devo dire che siamo riusciti a farlo. Il terzo posto è veramente, dico, il massimo che potevamo fare. I valori delle due squadre che sono arrivate in finale erano probabilmente superiori, però noi veramente abbiamo venduto caro la pelle sempre. Riguardo al tuo titolo? Riguardo al mio titolo, il mio titolo, come sempre in queste occasioni qua, è un titolo che è di squadra, non è un titolo mio personale. Sicuramente diciamo che nelle ultime stagioni mi sta capitando di incappare in questi premi qua, perché ho la fortuna di allenare una squadra che ha veramente enorme cuore, che risulta sempre simpatica e che gioca anche, credo, una bella pallacanestro. Complimenti a Cozzoletti. A proposito di squadra, la stoica Caterina Pazzaglia l'abbiamo vista zoppicare ma tirar dritto e firmare addirittura una doppia nel terzo posto, e ovviamente lascio il microfono a Franco che la porta sotto canestro, vediamo se la batti. No, volevo semplicemente chiederle perché faceva finta di camminare male o di... era un po' claudicata, perché facevi finta? Ah, era tutta una finta, volevo far vedere insomma che ce la si può fare anche con una gamba sola, e io personalmente è già da 2 mesi che ci sto dietro a questo mio allucione, però penso che ho fatto vedere che comunque anche con una gamba sola, pallacanestro, se si ha cuore, si può giocare comunque. Guarda, hai dato la risposta che abbiamo commentato noi durante la tua partita, cioè veramente siamo rimasti favorevolmente impressionati dal tuo cuore, dalla tua voglia di dare tutto, nonostante si vedeva a occhio nudo che eri completamente claudicante, problemi di dolore. Veramente complimenti di cuore, brava, brava, brava. Allora, il momento dell'altra lunga, Emelina Comoni, oggi non hai potuto giocare, anche tu claudicante con la tua compagna di reparto, però insomma le compagne hanno venduto a gara bella. Abbiamo visto un 4 tattico molto sottodimensionato, ma ce l'avete fatta contro una batteria di signori lunghi come quella veneziana. Sì, infatti sono molto felice delle mie compagne, abbiamo lavorato duro quest'anno e sono molto orgogliosa di questo risultato, infatti... cioè loro sono come una famiglia per me e sono molto contenta. Complimenti. E allora, abbiamo uscita da un romanzo dell'Ottocento, Sofia Espigna, ne abbiamo detti tutti i colori, te lo dico, so, da quando hai fatto 40 di valutazione per questo tuo essere 1,66 ma misurare circa 2,30 m, insomma quanto a attributi, anche se declinati a femminile ovviamente. Complimenti Sofia, miglior quintetto, lo scudetto soprattutto, un nome importante del basket soprattutto. Io penso adesso mentre parlo in diretta al mio amico Stefano Mancinelli, di cui ho la canotta con lo scudetto 2005 a casa, per dirne una, e allora penso al grande nome che torna in alto, per voi una soddisfazione immagino immensa. Il tuo commento? Sì, sì, è una soddisfazione enorme, non ci crediamo ancora e siamo molto felici perché è un traguardo che abbiamo raggiunto di squadra, non, cioè, ci sembra un sogno seriamente, è una gioia immensa. Cosa vuoi chiedere alla piccola grande Sofia? No, che nel momento in cui sentirà la telecronaca, rivedrà la partita su YouTube, perché adesso la diretta non può vederla, ascolterà a un certo punto e dico: io adoro questa giocatrice, ho avuto la sfortuna di giocarci contro, però è andata. E a proposito di brave giocatrici, Francesca Romana Russo, complimenti per lo scudetto. Francesca Romana, anche a te una riflessione su questo titolo eccezionale contro una squadra che puntava al triplete, quella del Geas, una corazzata, ma siete state brave fin dall'inizio. Abbiamo lavorato duro durante quest'anno e penso sia una grossa soddisfazione sia per noi giocatrici che per tutto lo staff, tutta la società che c'è stata dietro. E sembra un sogno, non ci crediamo, però è vero e non so che dire. È giusto dire che lei si chiama molto russo, non russo. Me l'hanno detto su Facebook. Grazie e complimenti per lo scudo. Grazie, grazie ancora. E a proposito, Maurizio Scanzani, qui figuri vice, ma insomma eminenza grigia, non ti offendere, è tricologico il riferimento di questa fortitudo, ripeto, l'ho detto alle due ragazze, un grande nome per me, che ho l'amico Stefano Mancinelli che mi dà la canotta, lo scudetto 2005, sapere che questo nome che ha fatto piangere di gioia e poi di dolore tanti bolognesi torna su un gradino alto è una cosa bella. Credo che per tutti i bolognesi sia un momento importantissimo, visto anche come
è andata a finire la storia delle squadre che sono a Bologna, sia degli Eagles sia della Bianco-Blu. Fa molto piacere, io è un anno che sono a Bologna, abbiamo creduto in questo progetto io e il presidente, portando qualche ragazza giovane, inserendolo già in un tessuto, in una squadra già formata under 19 e under 17. Con l'under 19 siamo arrivati in semifinale, abbiamo perso poi dopo un supplementare con coloro che hanno poi vinto il titolo, ma dato che eravamo quasi tutte sotto età, fa grandissimo piacere aver vinto questo scudetto under 17 e soprattutto per aver rotto l'egemonia di Geas, che vinceva già da diversi anni il titolo di categorie sopra, 5 titoli se ben ricordo, quindi fa molto piacere. Onore chiaramente alla squadra avversaria che ha giocato come noi, con il cuore, con tutto quello che avevano, però oggi possiamo gioire e siamo molto felici. Cecilia Zandalasini, un grandissimo torneo, 3 falli che ti hanno condizionato, all'undicesimo minuto avevi già 3 falli, ti abbiamo definito in telecronaca in difesa un leone in gabbia, questi 3 falli ripeto ti hanno limitato moltissimo, partita vera fino all'ultimo tiro, ha deciso una serie di risultati, tanta amarezza immagino. Parecchia, diciamo che la partita è andata un po' diversamente da come pensavamo. Nonostante ciò ce l'abbiamo messa tutta, nonostante i nostri acciacchi, molte erano infortunate, alcune non potevano proprio giocare a causa di infortuni gravi e vabbè, è un ottimo risultato nonostante la sconfitta in finale, adesso c'è l'amarezza, però un domani ne saremo comunque orgogliose. Martina Caceric, la capitana, hai fatto il giuramento domenica scorsa e capisco pienamente l'amarezza, eravate fra le più forti e fra le più acciaccate da quello che ci hanno detto anche i vostri dirigenti. È comunque un secondo posto, alle Olimpiadi sarebbe medaglia d'argento, non è la logica del palio che solo chi vince ha ragione, il secondo è uno sconfitto, il secondo è arrivato secondo, però insomma adesso c'è il down, no? Immagino che magari ti godrai il secondo posto forse da domani, visto che adesso c'è l'amarezza per non aver vinto il primo. Sì, sicuramente, adesso c'è l'amarezza di sapere che potevamo vincerla questa partita, però è andata così, da domani capiremo che comunque anche il secondo posto è un ottimo risultato e vabbè. Se riusciamo anche a recuperare, visto che siamo in diretta, anche Marco Aureli per una riflessione, grazie al mitico coach Ghilardi che va, intanto abbiamo Francesco Girolamo. Francesco, una chiacchierata, l'ho definito speciale time out, no? Visto, avevamo chiuso, ma noi è bello pensare che in Abruzzo il basket non chiude mai. Intanto già da venerdì prossimo ancora a Mociano si ricomincia, Georgia, Germania, Russia, Italia, tutti under 20, ingresso gratuito, grande torneo internazionale, prima dell'impegno in Lettonia degli azzurri Pino Sacripanti. In Estonia, chiedo scusa, a Tallinn per l'europeo di categoria. Insomma, parliamoci chiaro, grandissimi 8 giorni, davvero grandissimi di emozione. E noi in Abruzzo cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e probabilmente, almeno da quello che sento, ci siamo riusciti anche quest'anno a fare una bella manifestazione. I miei complimenti ovviamente vanno al sindaco di Mociano che ha trasformato questo impianto, vanno a Marco Aureli, il presidente del comitato organizzatore, che ha organizzato veramente in maniera entusiasmante e magnifica questa finale nazionale Under 17 che, voglio essere presuntuoso, ha avuto pochissime pecche e questo è anche un merito della nostra regione. Noi riusciamo sempre, siamo piccoli ma riusciamo sempre a fare qualcosina di importante e di farla bene, e la soddisfazione è stata di avere 800 persone questa sera a vedere questa partita, che poi è stata una bellissima finale coronata anche da una bellissima serie che è iniziata da lunedì scorso. Adesso ripartiamo da domani, la nazionale si trasferisce qui a Mociano per questo torneo di venerdì, sabato e domenica, e ci mettiamo in movimento anche per l'anno prossimo, sperando di poter continuare a offrire alla nostra regione e a chi vorrà venirci a trovare uno spettacolo decente di pallacanestro. Grazie Presidente. Abbiamo qui signor Landi, Presidente della Libertas Fortitudo Rosa Bologna, complimenti veramente di cuore per un titolo strameritato. Beh, innanzitutto volevo ringraziare comunque per questo bellissimo evento tutte le persone che l'hanno organizzato, veramente è stata una settimana molto importante, ben organizzata, quindi veramente complimenti a tutto il comitato. Per quanto riguarda questa vittoria, beh, cosa devo dire? Noi ci crediamo molto nel settore giovanile, riteniamo che il settore giovanile debba essere il futuro per la pallacanestro femminile e per questo per noi è una grande vittoria.
Speriamo che di continuare ancora negli anni prossimi. Vogliamo ancora investire sul settore giovanile, e per questo che con grandi sacrifici, perché comunque il momento è un momento difficile, un momento importante, un momento dove la crisi economica si fa sentire anche nello sport, noi comunque crediamo in questo, abbiamo tanta passione, abbiamo tanta volontà, e per noi questi impegni saranno veramente importanti. Credo che comunque finora la strada intrapresa sia proprio quella giusta, perché avete fatto un'ottima stagione in A2, avete fatto comunque un bel piazzamento al fine nazionale Under 19, questo titolo Under 17, le basi per fare un grande lavoro ci sono tutte. Sì, devo dire che abbiamo già un roster molto giovane per quanto riguarda la Serie A, cercheremo di ringiovanirlo ancora, penso che andremo avanti comunque con la linea giovane, buttando già dentro anche in Serie A delle 97, possibilmente anche qualche 98. Complimenti, in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora, Crepi. Allora, concludiamo, ci scuserete per, diciamo, le corse, insomma la non perfezione delle nostre interviste, delle nostre miss. Chiudiamo con l'uomo che ha dormito, credo, 5 ore in 8 notti, Marco Aureli, presidente del comitato organizzatore Olimpia Mociano, una polisportiva di basket e pallavolo, persone meravigliose, consentimi, io non le conoscevo, dopo 8 giorni posso dirlo. Avete preso in mano una città civilissima come quella di Mociano, le avete dato un cuore sportivo di livello nazionale. Questa è la più bella cosa che io mi sento di dirvi, quindi complimenti. Io sono un aggiunto esterno, ma ho visto veramente cosa vuol dire operare con grande cuore e con grande passione. Un segreto per poi trovarsi 1000 persone alla finale, 800.000 persone oggi. Beh, è chiaro che ormai fai parte della nostra famiglia. Comunque voglio ringraziare tutti, perché forse abbiamo la speranza di aver dato a Mociano un messaggio importante, perché è la dimostrazione che quando si vuole si può anche fare dell'eccellenza. Noi 20 giorni fa, forse qualche giorno in più, avevamo ancora il palazzetto nelle vecchie condizioni, e dopo, diciamo, neanche 4 settimane ci siamo trovati a vivere questa settimana intensissima di passione e di 1000 emozioni di gente che è venuta a Mociano, fatemelo dire anche, che sono dovuti andare sulla cartina a vedere dove era posizionata geograficamente. Per me è una grande soddisfazione, perché questo evento ci ha permesso veramente di cementare ancora di più questa polisportiva, che è veramente una grande famiglia, dove tutti hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, facendo grandi sacrifici, nottate intere a lavorare per poter mettere diciamo in funzione il palazzetto e poter organizzare al meglio tutto l'evento. Io ovviamente devo ringraziare te, Luca, devo ringraziare Mauro, devo ringraziare Mimmo, devo ringraziare Cristian, Luciano, Francesca, tutti quelli che ci hanno dato una mano a rendere veramente spettacolare ed efficientissimo questa manifestazione. Ringraziamo Donne e Uomini dell'Olimpia, ricordando anche due cose: messa a norma del palazzetto, c'è il parquet, si può giocare anche in DNA, tiene 1000 persone; messa a norma dell'arena di Via Patella, che è un'arena meravigliosa all'aperto al centro; e poi soprattutto grande turismo di prossimità, perché al di là delle famiglie di chi c'era, ma tanta gente, come dici tu, è quello che si dice sulle promozioni sportive: quando una squadra vince un campionato alto si dice è stata messa sulla cartina del basket. Ci si può andare anche con questo, e Mociano raddoppia. Ci salutiamo così con gli amici del basket, perché Mociano venerdì, sabato e domenica prossimi, 22, 23, 24 giugno, ha l'Italia Under 20, la Georgia, la Russia e la Germania Under 20, ingresso gratuito, altro grande basket. Ci si augura ancora tribune complete per la maschile, questa volta prima dell'Europeo in Estonia. Sì, hai detto veramente bene. Diciamo, chiudendo così, che questo evento oggi aveva un messaggio di turismo sport, il prossimo evento sarà un messaggio di sport mirato al basket vero e proprio, per una grande manifestazione come quella che ci aspettiamo di vivere. Grazie. Ultimissima, scusami, ma ti aspettavi che sul sito di Facebook, sulla pagina Facebook, ci sono stati in 8 giorni circa 280.000 contatti per la femminile Under 17? Io dico grazie alle splendide foto di Mimmo Cusano e Cristian Palmieri, però insomma non deve essere solo questo, evidentemente tutto ha funzionato alla grande, oltre ai nostri bravissimi amici fotografi, a Luciano e Francesca Facciolini e Yuri Iaconi con le statistiche puntuali. Io, Luca, posso solamente dire che è stata una macchina perfetta, che si è costruita, diciamo, il classico work in progress, per cui è andato tutto bene, sono stati tutti contenti, ci hanno fatto tutti grandi complimenti. Io ovviamente non posso chiudere dicendo grazie all'amministrazione comunale, alla regione, al BIM, alla Camera di Commercio, a tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di rendere vero questo evento, tutti gli sponsor privati, che ovviamente uno per uno è impossibile ringraziare, però avremo il modo e il luogo per poterlo fare. Grazie Marco e complimenti ancora.